Eccomi tornata con un nuovo video haul dedicato ai gioielli Bisulobli e non sto qui a ripetermi ovviamente sul sito, sui costi di spedizione, tempi di spedizione, eccetera, perché ve ne ho già parlato nello scorso video di non molto tempo fa. E che vi lascio qui delle informazioni, ma che troverete poi anche alla fine di questo video. E io direi di concentrarci essenzialmente sulle cosine nuove che ho preso perché secondo me sono veramente deliziose. Ah, le cose nuove che ho preso sono queste tre qua e ve le faccio vedere un po' per volta. Allora, vi scriverò poi, l'altra volta non l'ho fatto, vi scriverò anche il nome del gioiello perché così se vi interessa, se vi piace o cosa, magari lo cercate sul sito più facilmente. Queste sono le scatoline degli altri due acquisti che tengo qui perché sono troppo carine. Allora, iniziamo subito dal primo acquisto che è una collana deliziosa. Allora, questa volta mi sono concentrata un po' più sull'argento perché, come vi dicevo, hanno le varianti color oro, argento e oro rosa, però io ho preferito stavolta puntare sull'argento. Dunque, questa quando l'ho aperta mi ha un po' sorpresa perché sul sito si parla solo di ciondolo dependent e quindi io credevo che fosse solo il ciondolo, invece no, mi è arrivata proprio anche insieme alla collana. E questa cosa quindi è super super positiva perché come vedete le collane che vi arrivano sono collane veramente molto molto delicate. Io sinceramente non ho collane così delicate da poter abbinare a questi gioielli e quindi queste completano un po' il tutto perché come potete vedere anche questo è estremamente luminoso, è molto molto delicato e appunto luminosissimo. E devo dire che anche questa collanina così, questa catena così delicata rende il tutto veramente molto molto bello, romantico e delicato. Questo ciondolino secondo me è veramente un qualcosa di estremamente delicato, romantico, è molto molto carino con questa pietra rosa al centro, è un qualcosa proprio di luminosissimo e la cosa positiva è anche che la catena è regolabile, quindi la si può mettere a diverse altezze, lunghezze. Il che è comodissimo perché si adatta perfettamente a ogni tipo di abbigliamento che abbiamo. E quindi questo è il primo acquisto. Passando al secondo, dalla scatolina già si capisce che si tratta di un anello. E stavolta ne ho voluto prendere uno di quelli che più mi avevano colpito, che è questo fatto in questo modo, che è un anello che non è un anello completo, ma una interruzione, insomma, non so come spiegarvelo, e comunque l'anello in questione è questo. Anche questo è veramente molto molto sottile, molto delicato, però come vedete ha una luce incredibile. È veramente assurdo come dei gioielli così piccolini siano luminosissimi. Spero veramente riusciate a vederlo perché è incredibile quanto sia luminoso. È assurdo. Con questa pietra, credo che sia onice, boh, non so, non vorrei sbagliarmi. È qualcosa di fantastico. È troppo troppo carino e non potevo lasciarlo lì. Ultimo acquisto è una collana, ma più che una collana è un choker e ho preso, nonostante io non adori troppo l'oro giallo né in versione vera né in versione finta, ho voluto prendere comunque questo choker
Sì, oro giallo, perché secondo me è la versione che meglio mette in evidenza tutti i dettagli che sono composti, come ben vedete, da due palline e da queste farfalle bellissime di diverse dimensioni, ma di tre colori. C'è la stella qua giù, le altre pietre che sono celestine, poi c'è il rosa e c'è il bianco. E secondo me anche questo choker è qualcosa di super super romantico perché c'è questa catenella più corta con le farfalle e questa un po' più lunga che scende con questo dettaglio finale delle farfalle e di queste altre pietre. Spero riusciate a vedere tutto bene perché meritano veramente tantissimo questi gioielli. Questo choker con queste farfalle a me ha veramente colpito tantissimo proprio perché è estremamente delicato e romantico. Acquisti di marzo finiti anche perché i prezzi, come vi avevo detto l'altra volta, non sono economicissimi. E quindi questa volta ho dato, anche perché, come poi vedrete in un altro prossimo video, questo mese è stato un mese ricco di spese per me, ma vi spiegherò tutto a breve. E quindi io spero che questi gioielli vi piacciono, che vi abbia fatto conoscere una marca, una ragazza che non conoscevate e che vi possano interessare o comunque incuriosire. E noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, perché lì veramente posto quotidianamente. E al prossimo video. Ciao!